Eccoci qui, partiamo subito con gli strumenti della giornata, gli strumenti che ci serviranno per tracciare i livelli. Innanzitutto il nostro caro progetto, dobbiamo sempre portarlo con noi. Abbiamo un paio di guanti, abbiamo una mazzetta, la livella o livello che dir si voglia, che è questo, che è lo strumento secondo me più importante oggi della giornata di oggi, è sicuramente lo strumento principe. Abbiamo l'immancabile avvitatore, perché io sono un amante delle viti più che dei chiodi, quindi mi porto l'avvitatore e sotto c'è una cassetta con varie viti di varie misure che possono sempre servire. Due picchetti, un legno che magari andremo a tagliare e alla fine i due legni dritti, che sono due, si chiamano fodere, una addirittura non è neanche una fodera, è come è nella mia caratteristica, come potete vedere, guardate un po' cosa c'è qua, questo è un sono quelle sponde dei letti vecchi di una volta, quindi abbiamo riciclato questo vecchio letto, questa vecchia sponda di un vecchio letto. Ecco, adesso andremo a vedere questi strumenti applicati lì nel nostro laghetto, andremo a vedere come andare a tracciare oggi appunto i livelli per il nostro ponticello. A dopo. Eccoci qui, abbiamo creato i nostri livelli, o meglio ho deciso che questo che vedete qui di fronte sarà il mio punto di riferimento per tutto il ponte, quindi questo rappresenta il livello, la parte sotto dove io andrò ad appoggiare l'armatura. Perché ho deciso e chi mi dice che questo è il punto giusto? Ve lo spiego subito. Cosa ho fatto? Che ragionamento ho fatto? Allora, la finitura del mio ponte sarà una finitura di questo tipo, quindi vedremo il bordo, la testata del mattone che prenderà esattamente il livello della sponda. Quindi non ho fatto altro che usare un mattone. Ho calcolato, come potete vedere, questi 2 centimetri che rappresentano l'asse a cui andrò a appoggiare qui sopra, che servirà per sostenere tutta la struttura del ponte. Vedete che qui io ho già piazzato degli altri picchetti, tutti allo stesso identico livello. Ma la cosa importante era creare questo primo punto di riferimento, il primo livello. Dopodiché, cosa ho fatto? Non ho fatto altro che usare uno strumento semplicissimo, in questo caso quella che vedete qui sotto, che io chiamo stargia, che non è altro che un legno dritto, molto dritto, e a cui da questo punto mi sono appoggiato e ho creato un altro punto di riferimento, un altro livello che qui potete vedere. Da questo qui, logicamente, dopo mi sono appoggiato per tutti gli altri. Lo strumento che ho usato è il livello, adesso andremo a vedere proprio con la livella o livello che dir si voglia se è effettivamente in bolla o se abbiamo fatto un lavoro fatto male. Eccolo qua, come potete vedere siamo perfettamente a livello. Poi ricordate sempre che stiamo parlando di un qualcosa di muratura, quindi il millimetro ci può scappare dentro e si riesce lo stesso dopo in corso d'opera ad aggiustarlo. Da quel punto, da quello, mi sono logicamente riportato agli altri punti e qui andremo ad appoggiare sopra la nostra armatura, che è questa qua. La nostra armatura è il sotto dell'armatura, che è un pezzo di recupero di un vecchio spoggiatore che avevo in giro. Quindi eccolo il livello creato dal nostro ponte. Logicamente da quel punto ci riporteremo al punto successivo, che è là, che è un altro livello. Anche qui ho già creato il nuovo punto di riferimento. Adesso andiamo a vedere se anche lui è a livello. Spostiamo questo. Eccolo qua. Lo spostiamo e qui possiamo vedere che siamo ancora perfettamente in bolla. Quindi nel momento in cui adesso andiamo a vedere il nostro ponte da lontano, così almeno riusciamo anche a immaginarlo, vedete che il livello che abbiamo preso più o meno sarà questo qua. Quello sarà il sotto del ponticello. Di là appunto abbiamo iniziato ad armare, armeremo prima questa metà e poi la seconda metà. Nel prossimo video dove vedremo come realizzare l'armatura.